I think I was about 8 or 9 years old when something occurred near the city where we were living. Suddenly, I was asleep. I was due to go to school the next day, and suddenly there was big, tremendous rumbling sounds coming from all around, and there was dust. And I looked up, and I could see the sky. It happened at night. The stars were there. And I said, "How did these come here?" Because the wall had cracked open like this, and I could see the sky from the bed in which I was lying. So that was the most terrifying experience I had had. And it is a very serious business. You cannot take an earthquake lightly. It is no joke. It could have killed us. Earthquake, in my mind, is when the rock in the ground breaks very quickly. It's just the movement of the soil or of the earth under your feet. Earthquakes are caused by rupture of geological faults that are capable of keeping stress for a long time. An event coming from nature that may or may not cause extensive damage to building structures and that may also kill people or injure people, and it causes very stressful situation to societies and to individuals. It's something that tells me stop what you have to do. Human memory is much shorter than the recurrence of earthquakes. We forget, right? Major earthquakes take place at intervals of maybe 100 or 200 years. We watch the evening news, and there's an earthquake in some faraway country. Buildings have collapsed. People are being rescued from the rubble. But we tend to think that that always happens to others. It isn't. It could happen to anyone who lives in the hazardous areas. The main issue should be to have our buildings and structures resilient to earthquakes rather than hoping that an earthquake will not come or hoping that we can predict the time and occurrence of an earthquake and then at that time we will react. Because if we know when the earthquake will come and we don't have resilient structures, the only thing that we can do is get out of the building, but the society will be damaged anyway in terms of economical and social disruption. Mortalità, che ti suona, a dove ti nascondi, se può morire per un sciuscero destino. La grandezza perduta del miracolo tuo non è rimasto manco a cenere. Un vapore fetente che saglia là sotto basta affogare l'intera montagna. È un fiato polveroso che distrugge tutto, come una guerra di spirito scioccato. Coppaluto sta la città nostra e tombe sono in casa nostra e scarrupa l'eternità, un sciato terremoto.
di fatto viviamo in un vulcano e le persone adesso hanno coscienza di questo. Fino a pochi anni fa, fino a una decina di anni fa, ancora si incontravano persone nell'area flegrea che chiedevano informazioni sul Vesuvio, erano preoccupate dell'attività vesuviana e non si rendevano conto di vivere in una caldera. Invece una caldera, che non è altro che una struttura di collasso a seguito di una forte eruzione, contiene al suo interno un numero di gran lunga superiore rispetto a un vulcano normale di edifici vulcanici, di bocche eruttive, che spesso sono anche sepolte. Una cosa interessante delle aree vulcaniche di cui noi ci interessiamo è che fondamentalmente queste non sono percepite di fatto come pericolose, perché sono delle aree che hanno sempre attratto in qualche maniera l'insediamento umano, perché ricche, la bellezza del paesaggio, la ricchezza del terreno, insomma, e tante cose di questo tipo. La dinamica particolare dei Campi Flegrei si estrinseca nel movimento dell'area, della risalita dell'area, in questo fenomeno che si chiama appunto bradisisma, in funzione di qualcosa che noi pensiamo sia legato al motore principale dell'attività vulcanica dell'area. Tutte le volte che questo motore si riattiva e il suolo ricomincia a salire, si generano delle forze, delle tensioni all'interno della crosta che poi rilasciano dei terremoti. Le zone caratterizzate da una più evidente manifestazione vulcanica sono la Solfatara, l'area di Pisciarelli e anche le terme di Agnano, perché la popolazione locale vede in queste aree qualcosa di concreto, vede qualcosa di reale, di visibile di quello che è poi il vulcano nel profondo. L'Osservatorio Vesuviano è il più antico osservatorio vulcanologico del mondo. Le competenze all'interno della sezione sono fondamentalmente nell'ambito della sismologia, della geodesia, della geochimica, della vulcanologia e della fisica del vulcanismo. Il rapporto che ha la sezione di Napoli dell'INGV con la popolazione, con il territorio, è un ottimo rapporto, nel senso che è allo stesso tempo uno strumento scientifico, di valenza scientifica, che fa stare la popolazione più tranquilla da questo punto di vista. Nella nostra turnazione, che copre tutto l'arco della giornata, riceviamo spesso telefonate, probabilmente legate a paure più che a manifestazioni reali. Dall'82-84 ad oggi noi abbiamo, credo, quintuplicato i nostri sforzi di monitoraggio, quindi abbiamo molti più parametri sotto controllo e di conseguenza credo che la mia tranquillità non rispetto alla natura ma rispetto al mio ruolo è l'osservazione continua di questi parametri in dettaglio, perché da questo poi capiremo l'entità delle variazioni che ci aspettano. Þið hafið komið ykkur út úr húsinu.
Já, já, við fórum út, vorum yfir okkur hrættir. Strákur er þarna sem var með mér að hann sá þarna eitthvað gos þarna nefnir Seltúni. Já. Gaus þarna fleiri metra upp í. Gufugos. Já, já, gufugos. Já. Í Seltúni. Og þá slökna á ljósarinn hjá okkur og við heldum nú að húsið var að hrynja þarna, það var eins og... Skalða mikið? Já, já, það skalv og allar hurði hristist í því þarna inni, það var eins og væri fleiri menn að... Já. Að skella hurðum. Svo er þetta verið í alla nótt, ég sofnaði nú ekki fyrir fimm leiti, sko. Já. Several things that I think makes Iceland special in terms of seismicity. But the first and the foremost, I would say, is the phenomenon that we call bookshelf faulting. When the continents are moving in different directions, you expect to see a line in the ground. What happens here is that you have blocks that tilt. It's like books on a bookshelf, and each line is an earthquake fault. So we have a box on the map where we can say, this is where our damaging earthquakes happen, and they happen like this. We don't know where, but we know that this thing breaks up roughly once a century. Ég vaknaði við jarðskjálftan í morgun og mamma ætlaði að fara að hlaupa út en hún hætti við það. Varst þú nokkuð hrædd? Já, svolítið. Ég svona í stuttu máli þá get ég vel sett mig í þessa stöðu þegar menn eru okkur sprengjusvæði að maður veit ekkert hverju maður vonast. Þetta kom eins og svakalug högg svo fyrst og svo kom aftur högg og þá byrjaði allt að dansa á veggjunum og ljósokonum að hendast niður og þurrkarinn hendist niður og þetta var bara allt sem gat farið, sko. My mentor, late Professor Ambrasis, once upon a time said, earthquakes don't kill, buildings do. According to our building tradition, it is most important to take a look at the building content, what is inside the building, and try to arrange it in such a way that we get minimum of damage inside the house. Looking into the future and looking at the earthquake problems we might face, then I would like to see more activity from city planners and the architects. I think that would enhance the quality of the man-made environments of our times. Here in Iceland, we tend to build our buildings made of reinforced concrete. And our buildings are usually low with very light roofs, they're not heavy at all. And this has shown us in the last three earthquakes in the last 13 years that is quite resilient towards earthquake shaking. And this, I think, is a very good thing. We at the Earthquake Center, when we went out in the aftermath of the earthquake in 2008, very close to here, an inhabitant of the neighboring town walked up to me and said, I'm so happy to see you here. It makes us feel so much better. For some reason, it's important to have the close ties with the community of the researchers and the community, to have this interaction almost on a daily basis. And for that reason, the Earthquake Center is located right here where the earthquakes happen. Já vivi cá, tremor de terra, já vários, quando era mais nova. E vivi. Não aqui nesta zona, não morava aqui. Mas
vivi. Era uma nova miúda aí de 12, 14 anos, mais ou menos assim. O que aconteceu? Já assisti, estava nas águas lotadas. E o terremoto, andava com as casas todas, saía as chaminés abaixo e nós nem sabíamos o que era nem o que não era. Depois de vimos para o Largo do Martim Menezes, é que toda a gente soube aquilo que era. Earthquakes which are far away, but they are very strong, like 1755. They had their epicenter in the ocean, which make it very difficult to study. We don't have steel, you know, science cannot go easily to the bottom of the ocean, which is at 5 kilometers depth, you know. So it's difficult to do studies and understand where are the faults, where are the traces, and so on. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em 2005, estimou que o grande terremoto do futuro, se acontecesse agora, matava dezenas de milhares de pessoas. É uma tragédia anunciada por causa da falta de resistência de muitas construções. Na Grande Lisboa, 600 mil pessoas, no mínimo, vivem em edifícios impreparados para um terremoto. É previsível que, num sismo forte, a maioria dos prédios colapsem ou sofram danos significativos. Construções frágeis são cruéis porque vão voltar a matar quem nelas vive. I think the most important barrier is the lack of awareness to the problems. I think that is probably the most important one. So if people do not have that culture, are not aware of the problems that may arise if an earthquake occurs and destroy their houses, the situation would be different if they would have that information. In the overall, I'm optimistic. Nowadays we have a much larger number of people working in the area, but for the governance, situation is a little different. Portugal is facing a terrible period, as we all know, and so that dominates the entire situation. But I should say that if we had an earthquake at this moment, we would have in damage much higher value than what we have in our depth. We have to be prepared to act. There is no time to think. So our preparation, and I think that's has to be done before the earthquake, because during the earthquake we cannot make our mind, okay, is this a big earthquake, a small earthquake, what am I going to do? Yeah. And there is no time. Time goes out immediately. I think it's important to keep in mind that building codes for standard buildings, of course, because the purpose of the building code is to guarantee human lives. So the idea is that the building can stand after the earthquake. So it's not damaging people, even if afterwards you have to demolish the building and build a new one. In fact, we were talking about this last earthquake in Spain in 2011 in Lorca. The 9 fatalities were outside the buildings because they got pieces from the buildings. Those pieces were killing them. But people staying inside the buildings, they were saving their lives. Building codes are developed for the new buildings. But what happened with the old ones?
So this is somehow lacking in most of the regulations worldwide. I mean, measures for retrofitting old buildings to, let's say, somehow accomplish the new regulations. L'Osservatorio Etneo è sito a Catania, in Sicilia orientale, una zona strategica dal punto di vista dell'osservazione dei fenomeni sismici e vulcanici. Infatti in questa parte della regione abbiamo non solo l'Etna, siamo ai piedi dell'Etna, ma siamo molto vicini all'arco delle isole Eolie, che è un arco vulcanico attivo. Questa parte della Sicilia è attraversata da importanti sistemi di faglie che hanno generato in passato terremoti estremamente distruttivi, parliamo di eventi con magnitudo superiore a 7 e quindi con un impatto veramente devastante su questa parte dell'isola. Qui si sommano gli effetti dei grandi terremoti regionali e dei piccoli, per così dire, terremoti che vengono generati dalle faglie del sistema vulcanico Etneo. Questa duplice valenza, che però agisce su tempi estremamente diversi, i terremoti regionali hanno periodi di ritorno di centinaia di anni, fa sì che è un luogo veramente straordinario, il panorama anche internazionale. Il versante orientale dell'Etna è interessato da un insieme di fratture del terreno che noi sismologi chiamiamo faglie, che sono quelle che generano i terremoti, ovvero quando si ha un movimento alle croste terrestre si ha una frattura e si ha un terremoto. L'insieme di queste faglie che ci sono sul versante orientale appartiene a un unico sistema e si chiama sistema delle Timbe, che è anche un nome comunque che la popolazione ha sempre utilizzato per indicare quest'area particolare in cui si hanno delle scarpate molto elevate. In genere si parla del rischio da grandi terremoti, sottovalutando i terremoti minori che comunque sono molto frequenti sull'Etna e fanno in genere anche danni, anche grossi danni, che sono più frequenti, sono localizzati in aree molto più ristrette, quindi non coinvolgono una fascia di popolazione grandissima, però sono molto frequenti e questo dal punto di vista anche del danno sociale è una cosa importante, perché si è costretti in media ogni 10 anni a dover fare degli interventi di ricostruzione. Questo è quello anche che abbiamo cercato di affrontare con un'analisi di rischio sismico che considera il danno non solo indotto dal terremoto, ma anche le conseguenze a catena che questo danno può portare a tutte le aree vicine, perché l'interruzione di condutture del gas potrebbe coinvolgere un ospedale lontano che non ha più questa fornitura, o l'interruzione di corrente elettrica e così via. Ed è un danno indotto che può arrivare anche a qualche chilometro di distanza dove danni effettivi agli edifici non ne sono accaduti. La popolazione è assolutamente abituata a convivere con le fenomenologie che ci dà l'Etna, sia l'attività eruttiva che quella sismica. Il discorso cambia ovviamente molto nel momento in cui questo terremoto supera una certa intensità, provoca danni e le persone sono toccate nel vivo dal significato di evento sismico. L'aspetto su cui c'è invece da lavorare è che a fronte, diciamo, di una elevata sensibilità della popolazione di fronte a queste problematiche, in particolare quelle sismiche, poi per tradizioni così popolari, un po' tramandate, vuoi anche perché hanno vissuto molto frequentemente come esperienza diretta il fenomeno sismico, quello che manca è poi l'applicazione di alcune
precauzioni, parlo in particolare in campo edilizio, che veramente possono minimizzare il problema. Ecco, in quella parte là, applicativa, dove qualcuno può fare un qualcosa in più per rendere più sicura la propria casa, là ci si ferma. Nowadays, governments and also society is addressing the problem of energy efficiency and sustainability of buildings. And it's very likely that in the future, in the same way that it has been done in the past, most interventions of buildings will be done not for reinforcing the structure, but for increasing the habitability of the building, for repairing the aesthetics of the building, and especially nowadays to increase the energy efficiency. And this will be done because people will see the difference in their pockets. If we only invest on energy efficiency and we don't intervene on the structure, we might find us in a 50-year time or 20-year time with an earthquake that will damage all the investment we did today only on energy efficiency. The European Commission is keen in decreasing the impact of natural hazards on societies, and the measures on how to do this usually is either by using cohesion funds or structural funds that are given to countries that use this money to put in place programs to diminish the future impact of natural hazards. I'm cautiously optimistic in terms of the likely damages that earthquakes will take place. Well, first of all, social change doesn't take suddenly. It's a gradual process. You know, you don't become a new person overnight just because an earthquake has happened. Old habits are very difficult to eliminate and to reduce. But the constant vigilance of the decision makers, of the engineering community, of the scientific community, will gradually, over the years, help to bring about a more resilient society, I believe.